C'è un grande una bottarella. Chiamo questo debbafaria che è vicino. Certo che vengo, Duca di Toscana, ti credo. Il mio Spy Master però è inattivo, non gli ho fatto fare più un cazzo. Vabbè, sto facendo difendere me dagli schemi degli altri paesi, non è disprezzabile come cosa. Oh, sta Ferrara questo. Dai, se gli piglio capitale la guerra finisce subito. Perciò mi conviene far così. Tanto a Ferrara non c'è sta nessuno dei miei courtiers, spero. Max 6 months, mazza 14 mesi. Capirei, guarda che Venezia quanto è differente, quanto è potente. Mo' appena scende questo gli andiamo a dare una stranita a questa là. Ci stanno a lui? Vacci te. Bravo. Che alleato intelligente. Mi sa che becca però. Ah no, becca l'attaccante. Mazzao, sali in guerra. Sali in guerra da Parma. Tasse addizionali, ho guadagnato 65, ho perso 30 di stress. Mamma mia, che spettacolo. Dai, vieni a dare una mano con la sedia di Firenze, Johnny Mnemonic, dai. Guarda lui come deve ripiegare per forza a Firenze, ma ci trova a noi. Più l'altra stranita. Battaglia di Mestre. Spettacolo, sei in grande. Che poi devi essere pure fortunato. In realtà sarebbe pure da dire lungimirante, ma molto spesso è fortuna. Ha trovato degli alleati che non fanno, che non sono tanto bellicosi. Perché se c'è degli alleati bellicosi non ti spingi più. Fanno guerra in continuazione. Ovviamente. E te chiamano, poi se non ce vai si incazzano. Non so se arrivano a rompere l'alleanza, questo non mi è mai capitato. Oh, fermi tutti. Che Wolfgango ha finito di imporre il controllo a Modena. Quella era Ravenna. Ravenna che è quella che mi sta dando più problemi in assoluto. Vai. Micromanagement. Vabbè, ma ancora che insisti, dai, basta, no. Guarda come gli va appresso. Perché poi è una città sola, quindi non si può mettere a conquistare altre. Finita questa, è finita. Già è migliorato il gettito della penna. Parà, parà. Guarda le botte che ha preso. No, non mi dire. Mi dire che sei disconnesso e riconnesso. Non mi pareva. Questo Fausto però. Fausto, segreto rivelato. Ma lo sapevo già. Ah no, lo sapeva la madre che Wolfgang è. È deviant, cioè omosessuale. Il mio maresciallo, ma che me frega a me? Ho preso Venezia, ho guadagnato 48. Ho d'aiuto a te a conquistare qui. Abbiamo finito. Abbiamo finito proprio la serata. Purtroppo. Raccolto a Pisa. C'è un problema a Pisa. Fammi vedere che cazzo stai a combinare. Giovanna, sei moruta proprio in questo tempo. Hai fatto una cosa buona prima di morire, però mi hai fatto guadagnare un sacco di soldi. Questi fanno tutti cagare. Ci metto Camilla, però se c'è uno di meno me la ruffiano un po'. È una canossa.
Da questa guerra, su. Fazione creata. La contea di Lanciano pesa il Trouble. Oh, mi state veramente a scocciamo, Una lezione del Lucre. Lucre che è lucro. Mio figlio Giorgio ha appena finito una lezione tenuta da Nino. Detto per patata. Sull'amministrazione del tesoro. E l'oro che c'è dentro. Ma sembra che solo... Gridi, vabbè, come il padre, sì. Tutta sta pippa, vabbè, questa non c'è... Oh, fatemi fare sta guerra, mannaggia. Apparentemente la contea di Pisa è stata colta dalla sfortuna. Vedi, se mi sa che sei disconnesso. Solo sto gioco fa sto lavoro, Solo sto gioco fa sto lavoro. Penso, non ne sono sicuro, ma... Se mi fa due parti non è contento. Posso sistemarlo? Vai, però pensaci tu. Prendi, diamo tutti in mano al nostro figlio per vedere che è lui che se ne occupa del problema. Vediamo. Poi pesa il Rubble. Ma questi sono fianchi. Oh, vedi che c'è riuscito. Bravo, figliolo. È riuscito a risolvere la crisi del raccolto. Bravo, papà. Sempre mentre stiamo a fare guerre dovete fare queste cose, Professional workforce. Questo mo ci tornerà utile perché cominceremo a costruire a breve. Dai, però questa guerra chiudiamo. Chiudiamo? Sì, ma dove va questo con 600? Mamma mia, te rovino. Te rovino, dogaressa Alisia. Proprio scritto così, Alisia. La strada. No, niente, cioè, non c'è verso di non fare una guerra senza 3000 cazzi in mezzo. Bisogna bisogno di una strada alla contea di Ravenna. Questa l'abbiamo fatta. Vai. Vinto. Meno male, va. Ottimo. Tuo carattere è basso, è soggetto delle tragedie greche. Quindi disband. Vediamo che abbiamo guadagnato, Oh, vedi. Tanto questa se la siamo catturata. Venezia senza Venezia. La capitale è diventata Mestre? Mestre. Guarda com'è ricca. Vediamo un po' Venezia. Beh, mica tanto. Vabbè, perché muove il controllo è basso. Il controllo è basso. Molto basso. Leviamo sto punto. Se non ci sto a capire più niente, questi rally point. Ok. Vabbè, io direi che per stasera abbiamo fatto abbastanza. Se metto posa è pure meglio. Ok. Queste cose della strada l'ho fatta un po' in fretta perché tanto l'abbiamo già vista una volta. Eccoci qua. Direi che per stasera le cose ne abbiamo fatte parecchie. Tra cui l'adulterio che è stato molto divertente. Abbiamo fondato il Regno di Toscana. Quindi per la prossima volta c'è di che continuare a sbizzarrirci. Vediamo un po' quando ce l'abbiamo di nuovo. Non mi ricorderò mai io di segnarmelo prima di fa. Tutto sta baratà. Aspettate un secondo. Ce l'abbiamo. Venerdì prossimo. Quindi c'è tempo per metabolizzare. E comunque mi sa che l'ha diviso. Vediamo un po'. Ha diviso la diretta? Vabbè, queste poi sono cose che mi vedo io, dai. A voi non ve ne frega un membro. Ci vediamo domani che con un gioco nuovo, cioè nella mia scaletta nuovo, non nuovo. Baldur's Gate 3. E la sera torniamo a... No, la sera abbiamo un altro gioco nuovo, se non ricordo male. Sì, no, dovrei ricordare bene, Scorn, lo voglio provare. Non so se farò una botta secca, perché non so se mi intriga tanto, ma...
diciamo l'estetica di Giger a me mi è sempre piaciuta, come potete vedere c'è anche il suo motivo dietro, poi le parleremo magari domani sera. Quindi per il momento dall'Europa del 1108 è tutto, è stata una serata per me molto divertente, spero anche per voi, e ci vediamo domani per chi ci sarà. Buonanotte a tutti e viva, viva Augusto di Toscana!